Dice, però i nostri decreti rimangono carta così se non vengono recepiti, recepiti dai cittadini. Quindi, quindi si ricollega appunto ai rapporti di forza, allora diventa una legge, diventa forte, se rimane sulla carta. Dice, semmai i nostri decreti servono a scopo propagandistico per dire quali sarebbero le nostre intenzioni. Quello. Lenin non se nascondeva dietro il proprio dito. Quella grande, secondo me la grande perdita sta nel fatto che oggi tutti dicono democrazia, dicono la democrazia parlamentare. Mentre anche qui nella Costituzione c'è scritto che una dei capisaldi è la democrazia partecipativa, che deve salvaguardare. Oggi tutti consultano, quindi ha raccontato che la prima con i compagni era il responsabile della commissione esteri del partito di consulta, si rivolta ai compagni dicendo voi non siete democratici perché non avete la qualità del partito. Beh, c'è stato io riesco da compagni. Almeno mi aveva un po' di veleno. Ma che poi ci sta, non so se avete notato, da un'università, ci sta una pubblicità di assorbenti, in cui ci sta una ragazza, insomma, che parla di assorbenti, questa ragazza dice che la libertà vuol dire non pensarci. E non è, vuol dire? Non pensarci. Ah, no. È bello perché anche nella pubblicità in realtà non si riferisce soltanto all'assorbente, ma gli dà una persona. Ma pubblicità è forte, è forte, è l'anima. La mobilità. Ci sono stati messaggi che passano. Ah, sì, sì, sì. Vedete? Solo per particolare questa cosa, perché ovviamente non ha uno scopo ideologico, semmai casomai è perché la finalità della pubblicità è semplicemente quella. È quella di vendere il prodotto. Di questi no. Se non è quella istituzionale. Ma se poi ci vuole l'ideologia. La no, ma te la prendi? La scusa la cioè, secondo me sono le cose che fanno. Però poi c'è il fatto di Rusconi, come tipo fare la spesa, quella là. Guarda caso in un periodo. La pubblicità fatta dalla Peugeot, è finalizzata a vendere la Peugeot. Sì, però guarda caso come diventano le macchine. Guarda caso? Come diventano sempre le macchine, il contorno della macchina, la testa. La bella donna. C'è uno studio che si fa, cioè io penso parlare a voce distinti, parlare sul corso. Autogenerante, da questo punto di vista, nel senso che tu, cioè, attraverso la pubblicità l'ideologia che acquisti, secondo me adesso come portiamo avanti questa ideologia borghese? No, secondo te la ideologia, però è come se io dico, te se vali qualche cosa, no se. Appunto, non se hai partecipazione politica, se determini il tuo futuro, determini. Ma tu hai sei la macchina. E beh, ma te pare un usi un certo prodotto mica vedi, però. Appunto. Sì, è l'ideologia che si ha determinata sola, cioè non è finalizzata al sistema capitalistico, è perché i suoi strumenti che sono in mano al capitale. Però sì, io ho sempre commesso l'errore di credere il contrario. E penso che addirittura in epoca di multinazionali si debba dire che no, la cosa è perfettamente studiata. Così come è stata studiata la composizione del postmoderno
e la sua diffusione, così come è stato studiato il tipo che crede a fare paesi socialisti, anche il tipo di pubblicità. Guarda, per finalità ideologica. Io ho due esempi da portare, uno è che... Cioè non è ristretta la vita di libertà. Perché adesso non stai nel capitalismo di libera concorrenza, tu hai il capitalismo dominato da un enorme centro. E ricordati che più del 90% di una sveglia sono in mano di due o tre multinazionali. No, penso, se mi chiedi specialmente alla pubblicità, alla singola spot pubblicitaria. Ad esempio ci sta una ragazza che lavora con me che stava facendo un convegno sui minori, tutto il diritto dei minori che adesso sta passando un periodo, eccetera, e voleva una radio, voleva un'intervista, Radio 1 voleva fare un'intervista a questa ragazza, Laura Pandostare, e lei ha detto no, non me la fate, non me fate la, cioè abbiamo dei tecnici, dei giudici molto bravi che sono molto in gamba, e loro hanno detto no, guarda, abbiamo a disposizione, noi giudici non possiamo intervistare. Certo. Cioè in questo momento, cioè non possono proprio... Un'altra cosa è le fiction, molto spesso ci chiamano perché vogliono delle locandine da attaccare all'interno e perché l'Unicef fa prendere... Non è la fiction, è il medico quando lì con la come si chiama, c'è tutte le locandine dell'Unicef attaccate dentro lo studio, eccetera. E tempo fa sono venuti a portare una sceneggiatura per fare con un patrocinio in cui... americano, era un mezzo anarchico così, e questa diva mi ha dato il patrocinio dell'Unicef e ha detto tanto non troverà nessuno, infatti questi non hanno nessuno che ti sponsorizzano perché non ci sono i canoni in questo momento per poter andare in giro in televisione, infatti questi qua sono aperti, quello già trasmissione questo era un anarchico, poi anarchico, cioè io ho detto la cosa, cioè una cosa pugliaccata. Adesso ci stanno, cioè le presenti, che ne so, che sei un poliziotto, che sei, allora va bene, in questo momento ci stanno dei canoni che sono abbastanza stabili, che se tu guardi fuori di lì non ti finanzi. No, però non è pubblicità. Sopra sono tutti i messaggi. Beh, pure insomma per il giornalista. Cioè, la pubblicità, ma... per dire pubblicità, se tu vuoi andare a cambiare un colore per farci caso, tu guarda le varie marche di uno stesso prodotto, non trovi differenza, cambia il nome, ma se vai a vedere, fanno leva tutti sulle medesime cose, piccole differenze, e appunto se tu vuoi lavorare in quel campo, certo non puoi andare a proporre qualcosa di diverso. Un messaggio, non tu lavori, cioè ma tu, tu guardi i giornali, guarda che cosa scrivono sui giornali. Ma questo vuol dire secondo me che c'è qualcosa, non dico che uno ha dato disposizioni in merito, però che c'è nel senso che non ti fanno, se vai a poco al di là di una tipologia ben stabilita non ti fanno. Pure poco ha capito che magari appunto uno che si discuterà, cioè pagherebbe pure in termini pubblicitari per discostarsi, no? Magari prende più simpatico un prodotto e che io l'associo a un messaggio che ne so che per i più più accettabile, no? Diciamo, secondo me paga anche sotto il punto di vista commerciale. Sì, forse eppure non lo potrai fare. Però voglio dire, finché lo strumento è chiaramente in mano al capitale, la Peugeot o che sia i biscotti plasma, non lo so. Però è quello che veramente indica proprio il degrado democratico è che il giornale, se tu sei giornalista devi leccare al padrone quello che scrive, allora poi puoi scrivere pure su strada. Disposto a fare un'intervista su uno che ha soltanto coordinato un certo tipo di lavoro, quindi esperto ma fino a un certo punto, piuttosto che andare da un giudice che in teoria, nel senso che da questo punto di vista in questa società c'è, cioè, meglio di lui, che io che ci sia un comunista non ti può, loro hanno a disposizione adesso, dice noi non possiamo intervistare, poi non si bilancia, non possiamo intervistare i giudici, infatti tu vai a vedere, cioè non ci sta, perché adesso stanno a fare la crociata contro la intervista, contro Stai parlando? Vabbè, volevo dire una cosa adesso.